Cantare voglio la valle resistente. Ciao a tutti, io sono Luca e sono uno studente universitario che studia a Torino, ma io arrivo in realtà da un territorio che sta a fianco alla Val di Susa. Mi sono avvicinato alla lotta No TAV fin da ragazzino perché vedevo i mezzi di trasporto e il sistema sociale del mio territorio che veniva definanziato costantemente per mancanza di risorse, e nel frattempo vedevo in realtà investimento di miliardi di euro all'interno di una grande opera totalmente inutile e nel sostenere spese rispetto alla polizia che veniva qua nella valle. Da lì in poi mi sono avvicinato e ho partecipato a molti momenti del movimento No TAV negli ultimi anni e oggi sono qua all'interno del presidio dei Mulini, cerco di venire ogni volta che posso all'interno della settimana a portare viveri, aiuti, perché appunto questo presidio rappresenta la propaggine di resistenza più vicina al cantiere, a quello che viene chiamato il mostro di questa opera completamente inutile e dispendiosa di risorse pubbliche che potrebbero in realtà essere utilizzate molto meglio per altre cose. Qui nel presidio è importante il sentimento di comunità, il fatto che nonostante ci sia un ingente schieramento di forze dell'ordine che assediano il presidio, in realtà si riesca comunque a portare solidarietà e a mantenere viva la resistenza. Una resistenza che all'interno del movimento No TAV lotta in realtà anche contro un intero modello economico e sociale che privilegia in realtà il profitto di pochi, come rappresenta la TAV, che appunto ingrassa pochi imprenditori e pochi magnaccia, in realtà lascia senza soldi quelli che sono i servizi essenziali per la gran parte della popolazione. L'abbiamo visto benissimo con la fine di questa pandemia, che ha dimostrato come il nostro sistema sanitario sia stato definanziato negli anni, causando tantissimi morti e la completa impreparazione da parte dello Stato nel gestire questa emergenza, e oggi ci troviamo di fronte a una catastrofe sociale con tanti disoccupati e tante persone che hanno perso il reddito. Quindi la lotta No TAV è importante sostenerla, è importante venire qua in questi giorni e portare solidarietà, perché significa anche lottare per un modello completamente diverso e un'inversione delle priorità all'interno del nostro paese. Cantare voglio la valle resistente.